Buongiorno a tutti, come state? Oggi è sabato 1 aprile, è la 1:50 e sì, io sono ancora in pigiama perché mi sono svegliata da poco, però shh, non diciamolo a nessuno. E quindi auguri, buon pesce d'aprile! A me queste giornate rendono particolarmente felice perché mi vengono in mente i ricordi di quando ero piccola, di quando andavo a scuola alle elementari, all'asilo, dove tra di noi compagni di classe ci attaccavamo un piccolo pesciolino sulla schiena ed era divertente perché andavamo in giro con questo pesciolino senza accorgercene ed era carino anche vedere gli altri andarci in giro, soprattutto quando attaccavo io i pesci agli altri. Tra l'altro iniziamo ad entrare nel mese di aprile e come ho detto nel video precedente, il 7 di aprile è il mio compleanno, di conseguenza quando si entra nel mese di aprile sono felice. Sono felice perché invecchierò di un anno. Mi sono appena svegliata, infatti si vede la faccia che ho. Sto morendo di caldo perché sono al sole sotto la finestra e oggi, anzi, visto che è sabato, tra l'altro è quasi un miracolo che è una bella giornata perché c'è un sole pazzesco, e il che è positivo dato che non c'era sole di sabato da almeno parecchi mesi, però fa veramente troppo caldo. Io sono una che preferisce l'inverno al freddo e stare sotto le coperte con i piumoni. Comunque, se state vedendo che dietro ho un presepe, nel video precedente che ho pubblicato ieri, ed è anche il primo video di questa serie di vlog, saprete perché ho il presepe in casa. Scusate, avevo un cappello sull'abbraccio. Sull'abbraccio. Sul braccio, si vede che mi sono svegliata da poco. E niente, sono proprio brutta così, eh. Di solito io non mi faccio mai vedere coi capelli legati per il semplice fatto che, se notate, ho le orecchie a sventola, le orecchie da cucciolo, come dico io, e questa cosa è una cosa che odio. Però, siccome ho intenzione di fare questi vlog, devo anche farvi vedere come mi sveglio la mattina, in che stato mi ritrovo la mattina. E niente, ho questa canottiera che io uso come pigiama in pratica, che è talmente sottile che mi fa le spalle gigantesche, neanche io fossi una nuotatrice professionista. Vabbè, mi trovo sempre difetti, mi trovo io. Tra l'altro io ho dei capelli orribili, anzi sarebbe anche il caso di scioglierli. Mio Dio, cade tutto. E sì, ecco, così magari va un po' meglio. Sì, non so quanto sia migliorata la situazione, anzi forse anche peggiorata, non ne ho idea. Scusate per le mie mani che tremano, ma veramente, cioè, fateci l'abitudine perché sarà sempre così. E niente, adesso è anche ora di pranzo quasi, quindi andrò a prepararmi qualcosa da mangiare, a cucinare qualcosa. E niente, a dopo. Ed ecco qua una misera porzione di trafile col pesto, avanzate dalla pasta di ieri sera. Però vabbè, dai, quando iniziano i primi caldi è meglio stare leggeri, quindi ce la facciamo bastare. E questo qui è un piatto particolare che abbiamo vinto con i punti dell'Esselunga, e credo che ci sia ancora, quindi se volete acquistarlo potete ancora farlo. E niente, buon appetito! Come secondo invece una mozzarellina con dell'origano e un goccio d'olio. E come frutta delle fragole tagliate a tocchettini con un pochino di zucchero. Io sono un amante delle fragole, io amo le fragole, infatti adoro il periodo da marzo a maggio quando ci sono le fragole perché impazzisco. Io amo le fragole proprio. Mi piacciono un sacco.
fatica a lavare i piatti. Ci ho voluto un bel po', ma alla fine ce l'ho fatta. Sono tutti là ammucchiati che si stanno asciugando e un po' sono nella scuola a piatti. Ho dato anche una pulita ai fornelli. Ci ho voluto un po', ma ce l'ho fatta. Sì, abbiamo anche una lavastoviglie, ma non funziona, di conseguenza ci tocca lavare i piatti a mano. Che fortuna, eh? Comunque, fuori si è messo un tempo abbastanza bruttarello. Il sole è andato via totalmente. E è totalmente nuvoloso e forse pioverà anche, sinceramente non lo so. Però non credo di uscire perché c'è proprio brutto tempo. E niente, adesso vedo un po' cosa fare e poi vi aggiorno, ci vediamo dopo. Eccomi, alla fine come avete visto non sono uscita, ma sono rimasta a casa e ne ho approfittato per farmi un bel bagno caldo per potermi rilassare, visto che oggi è sabato e nel weekend magari ogni tanto ce lo possiamo anche permettere. Infatti adesso sono tutta bella profumata, tutta bella rilassata, yeah! Prima, ne approfitto per dirvi, prima vi ho fatto vedere un bagno schiuma della Palmolive che sto usando da poco, però mi ci sto trovando molto bene. Ha un effetto scrubbante, effetto peeling, si dice così? Sì? sì, effetto peeling, toglie in pratica tutte i residui di pelle e quant'altro e ti lascia una pelle veramente veramente liscia. E se vi interessa posso darvi un'opinione magari fra un po', quando l'avrò utilizzato per un po' più di tempo, posso darvi un'opinione, posso farvi un video magari anche su prodotti che sto usando ultimamente come cura del corpo, come cura della pelle, se vi interessa ve ne farò un video appunto. Quante volte ripeto le stesse cose? Sono un po' andata. E niente, comunque intanto le ore sono passate, si sono fatte le... Oddio, aspettate. Si sono fatte quasi le 7 in pratica. E sì, non si è messo piovere, comunque il tempo è rimasto brutto, di conseguenza non sono più uscita. Però boh, mi sono fatte quasi le 7, quasi ora di cena e fra un po' magari... inizio a preparare qualcosa da mangiare. Sì, scusate il casino che c'è lì dietro, lasciate perdere. E niente, a dopo. Ah, quasi dimenticavo, volevo dirvi che cosa sto indossando in questo momento. Questa è una maglietta a maniche corte, si vede qua che è a maniche corte, che in questo momento io sto usando come pigiama, però di solito uso anche come maglietta da giorno. È un po' un passepartout, dipende da come mi gira la giornata, da che cosa voglio di indossare, che cosa voglio di mettere. E oggi non sono uscita, quindi l'ho usata come pigiama. È veramente una maglietta molto, molto comoda, molto leggera, traspirante soprattutto. È perfetta per i periodi estivi, per i periodi in cui iniziano i primi caldi, come adesso che è aprile. È una maglietta molto lunga. Sì, è lunga, arriva a me arriva fino al ginocchio perché sono bassa, poi magari qualcuno che è più alto arriverà un pochino più su. E è davvero davvero molto davvero davvero sì, è davvero molto molto leggera, non fateci caso a ciò che dico. È davvero molto leggera, molto comoda, molto molto traspirante e scivola bene sui vestiti, soprattutto quando appunto fa veramente caldo, ve lo posso garantire perché l'anno scorso l'ho usata proprio tantissimo d'estate. Mi ricordo che questa qui l'ho presa, se mi interessa, da OVS e con i saldi di fine agosto, proprio gli ultimi saldi, quelli proprio che se ne frega, proprio quelli disperati. E mi è piaciuta un casino perché aveva Snoopy qua sul petto e poi vabbè c'è scritto numero 1 e c'è scritto Puccio, però me ne frega, l'ho presa solamente per punire Puglio. E
c'era anche in bianco e in nero, mi pare, però io l'ho preferita grigio perché risaltava meglio anche il cappellino, questo qua dorato, che amo un sacco io il colore oro, e risaltavo di più, quindi dopo mi è piaciuta molto. E comunque l'ho vista in giro ancora nei negozi quest'anno, non molto tempo fa, quindi secondo me se vi interessa e se vi piace la potete ancora trovare. E sì, non mi inquadro molto, scusate perché non sono in condizioni da essere inquadrata, soprattutto giù. E è costata, io l'ho pagata intorno ai 3-4 euro, però veramente erano i saldi, quelli proprio gli ultimi saldi, quando proprio devono buttare via la roba, quando non se ne fanno più niente, e quindi te la vendono a prezzi stracciatissimi. Comunque, non scontata, l'avevo, mi ricordo che costava intorno agli 8-9 euro, non di più, quindi neanche 10 euro. E niente, se vi interessa, è davvero molto, molto carina e molto, molto utile per i periodi appunti estivi. Niente, volevo dirvi questo. Adesso si è fatta più o meno ora di cena, sono le 7:10. Voi vedete sempre l'orologio una mezz'ora più avanti, ma in realtà non è così, perché a casa mia gli orologi, non chiedetemi perché, sono tutti quanti un'ora avanti, ma in realtà sono le 7:10. E comunque si è fatta quasi ora di cena e fra un po' inizierò a preparare qualcosa da mangiare. E niente, ci vediamo dopo. Ciao! Ecco, si sentono anche le campane adesso, mi rovinano il video anche le campane della chiesa che c'è qua. A dopo. Ed ecco qua le mezze maniche del sugo. Niam, buon appetito! E come secondo due fettine di roast beef con qualche goccia di limone e una simmental. Io non so se sono l'unica a questo mondo o se c'è altra gente come me, ma nella simmental non so se ci fate caso, ma tutte quelle robine bianche che ci sono, io tipo le odio, infatti le tolgo sempre perché non mi piacciono. Però per il resto la simmental è buona. Se non avesse quelle cosine bianche, che credo sia il grasso o la gelatina, non lo so, sarebbe più buona. Chi è con me? Eccomi! Allora, sicuramente prima avrete visto qualche situazione dove stavo preparando la cena, stavo preparando il sugo. E questa è la prima volta in cui preparo il sugo con queste due diverse passate. L'ortolina mi pare che si chiami una, e l'altra è quella dell'Auchan, che non mi ricordo come si chiama in questo momento, comunque l'avrete sicuramente vista prima. E devo dire che è venuto un sugo abbastanza buono, grazie ovviamente alla passata dell'Auchan, che è una passata molto corposa e molto, molto fresca, a differenza dell'altra, ortolina, che se avessi usato solamente quella sarebbe diventato un sugo veramente, veramente liquido, perché è una passata che non sa di niente, che sa di acqua, e fare un sugo solamente con quella sarebbe risultato un po' scialbo. E la passata dell'Auchan ve la consiglio. Assolutamente. Io adesso sono pienissima, ho mangiato come un piccolo bue e sono già a letto con il mio bel pigiamino di oggi. Sono questo al mio letto. Sì, lo so, non c'è bisogno di dire niente, lo so,
Non è colpa mia, non l'ho comprato io e non l'avrei mai fatto. Lo so, non c'è bisogno di dire nulla. E niente, questo è il mio lettino. E qui ho il mio acchiappasogni con le lettere. La C sta per Claudia, che sarei io, e la M sta per Marco, che è il mio ragazzo. E l'acchiappasogni che mi ha regalato lui alla fiera dell'artigianato dell'anno scorso. E niente, vi ringrazio per avermi tenuto compagnia quest'oggi e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacione, ciao!